Scusi, credevo fosse mio marito. Buongiorno, carissima signora. E lei avrà già sentito parlare della fine del mondo, non è vero? Lei, avvocato, è uno specialista di divorzi. Quali sono le più frequenti cause del fallimento dei matrimoni? Una delle cause deve essere certamente ricercata nella giovane età degli sposi. Quasi sempre dopo un primo periodo di entusiasmo giovanile in cui tutto è bello, la realtà della vita finisce con l'avere ragione di troppo facili illusioni. È vero che il settimo anno di matrimonio è quello della crisi? No, è un luogo comune, perché la crisi può capitare nei primi anni, quando appunto ci si accorge che la vita non è affatto un gioco, o successivamente, quando l'uomo entra nella cosiddetta seconda primavera. La separazione quotidiana dei coniugi a causa del lavoro può essere considerata una delle cause delle crisi matrimoniali? Già, anche questa va considerata come una delle cause. Indubbiamente la settimana lavorativa di 4 giorni potrà attenuare.